Buona domenica a tutti e in particolare al generale Ignazio Gamba, comandante della Brigata Alpina Julia. Benvenuto. Grazie a RTL e a tutti gli ascoltatori. Tre missioni in Afghanistan per la Julia, tre missioni per lei appena rientrato. Che cosa è cambiato dalla prima ad oggi? Dal cambiamento io comincerei a parlare di una sorta di presa di coscienza. Io mi ricordo il governatore che parlava fortemente di un concetto inglese che è la ownership, la padronanza. Siamo noi i padroni dell'Afghanistan, venite ad aiutarci, seguite le nostre indicazioni, non siate soltanto voi a imporre quello che pensate sia giusto, sia corretto, sia funzionale. E in effetti ultimamente ha funzionato, perché il governatore proprio ci prendeva a modello per questo fatto qui di dargli una mano nei settori in cui lui aveva bisogno, settore di ricostruzione, settore della sicurezza, settore dello sviluppo economico. Generale Gamba, vogliamo parlare di quella che è stata più volte definita la via italiana a queste difficilissime operazioni all'estero? Nel 2010-2011, quando Petraeus, il generale Petraeus, aveva detto che era il comandante della missione ISAF, aveva detto: guardate il modello italiano a Balamurgab, dove è riuscito a far di nuovo prendere coscienza le persone che possono rientrare, possono riorganizzarsi nel villaggio e vivere la loro vita normalmente. Per chiunque abbia anche un minimo di conoscenza della storia della Seconda Guerra Mondiale e non solo, il nome della Julia evoca ricordi di incredibile valore. Beh, sicuramente sì, abbiamo una storia molto lunga, ma io preferisco parlare anche dopo, quello che abbiamo fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli alpini sicuramente della Julia hanno sempre saputo distinguersi. Partiamo dal 93, dal Mozambico, 20 anni fa, per tutte le altre missioni dove la Julia è stata impegnata, e Afghanistan per ultimo, che è sicuramente il teatro molto più impegnativo. Generale Gamba, grazie e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo ovviamente, grazie.